Il vento dell'indignazione non accenna a diminuire e, a dispetto dei più scettici, promette di assumere i connotati di una vera e propria tempesta. Il debito non lo abbiamo creato noi e non lo paghiamo, questo il diktat che è possibile leggere sui muri e sulle strade di Roma, un messaggio forte che un'intera generazione di precari, studenti e lavoratori, oberati da condizioni ormai disperate, sentono la necessità non solo di portare all'attenzione dei pubblici poteri, ma di imporre come necessità prioritaria. Le richieste sono semplici e dirette, diritto di insolvenza e default programmato. Gli indignados, come si sono definiti, hanno occupato insieme ai Draghi ribelli Via Nazionale, presidiando per ore la sede centrale di Banca Italia, simbolo dell'economia del paese. Giovani appartenenti ad una generazione a più riprese additata come disinteressata, poco attenta a rivendicare i propri diritti, dei bamboccioni, per usare un'espressione quotata, che invece si sono dati appuntamento nei pressi di Palazzo Koch organizzando un vero e proprio presidio. Ieri la manifestazione è stata pacifica, canti, balli, cartelli sui blindati delle forze dell'ordine, mascherine da drago, e poi l'annuncio. Da qui non ce ne andremo, indietro non si torna, almeno fino al 15 ottobre, giorno caldo del grande corteo che da Piazza della Repubblica attraverserà la capitale per raggiungere Piazza San Giovanni con possibili blitz a sorpresa, deviazioni, nuovi camping urbani. Dopo la mezzanotte di ieri ci sono state delle tensioni, ma nessun episodio di violenza. I manifestanti hanno così adottato la resistenza passiva, ritrovandosi sulle scalinate del Palazzo dell'Esposizione che ha ospitato questi giovani determinati a non ipotecare il loro domani. Le forze dell'ordine, come forma di cautela, hanno però chiuso su quattro lati Via Nazionale. Un'invasione pacifica basata unicamente sulla volontà comune di una generazione di riappropriarsi delle possibilità di costruirsi un futuro. E per le strade di Roma si respira soltanto tanta determinazione e volontà di cambiare le cose.